Oggi sono qui per presentarvi un nuovo corso per tecnica della scuola, un corso sul disturbo positivo provocatorio. In questo corso, della durata di 6 ore, andremo a vedere nello specifico come agire in classe, che cosa fare in classe quando mi ritrovo con uno o più alunni con un disturbo positivo provocatorio o con delle modalità oppositive e provocatorie. Le 6 ore saranno impiegate quasi esclusivamente a vedere tecniche, strategie, modalità didattiche da poter utilizzare in classe quando all'interno appunto dell'aula ho uno o più alunni con disturbi oppositivi o con modalità comportamentali oppositive. Verranno forniti esempi pratici e modalità di gestione della classe e di gestione del singolo comportamento trasversali a tutte e tre le fasce d'età o tutti e tre i gradi scolastici.